E io ne ho due di più, eh. Io ho due di più dell'Ariston e vai. È un ricordo per aver condiviso con noi questa serata. Grazie. Grazie perché, insomma, su questo palco sono venute tante cose. Soprattutto sono venuti tantissimi cambiamenti. A volte voluti, capiti, compresi, e a volte no. Ma il bello della creatività, a volte, è proprio forse il fatto di non pensare a livello business, ma semplicemente creativo, dove c'è comprensione, c'è anima, c'è cuore, c'è un suono responsabile. E su questo palco sono venute tantissime cose della mia storia, e quindi sono diventata più vecchia di Sanremo. È tutto qui. Grazie, e un omaggio con affetto da tutti noi del teatro, perché ogni giorno c'è una storia a sé. Grazie, presto. Voglio ringraziare mio papà, la mia mamma, per avermi accompagnato qui. Vorrei la pace nel mondo. Ci sono le fotografie? Aspetta. Dai, devo scegliere. Gli amministratori e i membri del Fans Club Anna Oxa, la mia anima d'uomo, qui rappresentati dal sindaco del comune di Proxima, però sono un po' più missi io, dall'assessore alla creatività, dello stesso comune, nell'ambito del progetto Disappunto, hanno deciso all'unanimità di assegnare ad Anna Oxa il premio Suono Puro 2013, il premio internazionale quale riconoscimento per il talento, la voce, la classe e la continua ricerca, non solo artistica, partita anni fa proprio da questo palco, e di decretare l'artista quale vincitrice morale del Festival di Sanremo 2013. Consegnano il premio l'assessore e la vincitrice del concorso Mi Disappunto 2013. Siamo all'interno del Teatro Ariston a Sanremo, è appena terminato il bellissimo concerto di Anna Oxa e ci troviamo qui in compagnia con il Fans Club di Anna Oxa. Ciao. Ciao. Da dove arrivate? Da. Ah, scusa, da dove arrivate? Da Milano, okay. Lui non lo sa. Ah, va bene. Ok, com'è nato il Fans Club? È nato dopo Sanremo con la mia anima d'uomo e l'abbiamo preso in mano un po' per gioco, diciamo che il Fan Club è su Facebook, perché non è proprio un fan club, è nato da una realtà del 2011 praticamente, e abbiamo iniziato a fare delle cose per conto nostro. Diciamo, abbiamo incominciato con un flash mob per i suoi 50 anni, poi abbiamo fatto determinate altre cose fino ad arrivare qua stasera. Diciamo che siamo creativi, no? Esatto. Probabilmente il fatto di essere stati così tanto creativi e incoscienti, sembra quasi il titolo di una canzone di Anna, però vabbè, alla lunga ha dato i suoi buoni frutti, nel senso che siamo cresciuti, siamo maturati, non credo, però stiamo portando avanti determinate cose e riusciamo a concretizzare molto, insomma, che è quello che ci interessa poi. Ecco, quando siete saliti sul palco, prima Anna diceva che vi occupate anche di altre cose. Sì. Certo, siamo occupati del Disappunto, che era una manifestazione
contro, all'inizio nata contro l'esclusione di Anna Sanremo. Poi invece si è trasformata in disappunto, abbiamo appoggiato la causa di Green Hill, abbiamo manifestato a Milano e seguiamo anche quello. Quindi disappunto non è solo musica, ma è tanto altro. Okay. Avete dato un premio anche a Fazio? A Fazio volevamo darlo, non ci ha voluto incontrare. Okay. Ma noi ce l'abbiamo pronto, eh. Bene, siccome siamo creativi l'abbiamo già preparato, magari, però l'hanno appena riconfermato, quindi non è ancora detta l'ultima parola, no? Okay. Ci chiami l'anno prossimo. Esatto. Direttamente sul palco? Speriamo di non avere impegni a febbraio. Ma me lo segno. Comunque, no, volevo dire una cosa importante, che il 6 luglio noi in qualità di Fans Club faremo un raduno a Roma. E i proventi di questo raduno, una quota fissa già dell'iscrizione, andranno a Contro Green Hill, che è appunto questo comitato che è nato per contrastare Green Hill in Italia e adesso porta avanti comunque tutta una serie di progetti contro la vivisezione. Siamo molto attivi anche in questo, sia in nome nostro che nel nome della musica di Anna e nel nome di Anna. Benissimo, allora vi aspettiamo numerosi, ripeti le date. Il 6 luglio a Roma. Possiamo dire il nome del fan club? Certo. La mia anima d'uomo su Facebook. Bene, grazie alla mia anima d'uomo, buona serata e buon proseguimento. Grazie a voi.